Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Un saluto agli amici di Wine Soundtrack e un benvenuto a Luca Speri di Speri Viticoltori. Buongiorno a tutti, ciao. Ci troviamo a San Pietro in Cariano, nel cuore della Valpolicella Classica. Luca, raccontaci della tua azienda. Sì, la Speri è una delle aziende più storiche della Valpolicella Classica. Siamo qui a San Pietro in Cariano, uno dei principali comuni della Classica, appunto. Azienda familiare pura, siamo in 9 ormai di famiglia, tra cugini, sorelle, e seguiamo tutta la parte produttiva, dalla vite alla cantina, senza acquistare uve, senza acquistare vino, quindi a cerchio chiuso. E questa è una delle più grandi cose della nostra azienda, uno dei più grandi valori. Attualmente siamo certificati biologici su tutta la produzione, su tutti i 63 ettari, quindi siamo una delle realtà più importanti da questo punto di vista, anche a livello di numeri. Allora Luca, qual è il tuo ruolo in azienda? Ma nelle aziende familiari si fa un po' di tutto. Io diciamo che negli ultimi anni ho preso più la strada commerciale, soprattutto nell'estero. Ora ti faremo 30 domande per conoscerti meglio. Il tuo primo ricordo legato al vino? Il primo ricordo sono più che altro ricordi riportati, nel senso che fin da quando ero piccolo io ho avuto la fortuna e sfortuna di nascere il 31 ottobre 80, una delle peggiori annate della storia, e da sempre tutti i compleanni mi ricordano che quell'anno, quel giorno, stavano ancora vendemmiando e nevicava. Quindi non è un bellissimo ricordo, però è da quando sono nato che tutti gli anni me lo ricordano. Quindi non è sicuramente l'annata memorabile per la tua azienda, che è invece? Che invece, se si parla con i nostri vecchi, si parla di 62 o 64, annate storicissime. Per me l'88, perché è l'unico che ho bevuto, degustato ed è ancora meraviglioso. 3 aggettivi per definire il tuo vino e 3 per la tua azienda. Allora, per l'azienda direi storica, per ovvi motivi, coerente e focalizzata. Focalizzata perché poche cose fatte bene. Sul vino direi classico, puro, ancora una volta, che è un po' un sinonimo di coerente a mio avviso, e artigianale, perché seguiamo tutta la parte produttiva. Il riferimento nel tuo lavoro chi è o chi è stato? Beh, per forza di cose mio papà, l'azienda familiare, abbiamo imparato tutto da lui, soprattutto il lavorare con passione, il rispetto, il fatto che piano piano le cose vengono fuori, basta farle bene. La vigna vive più a lungo di un essere umano, si dice, si sa. Nella prossima vita, in quale vitigno ti piacerebbe trasformarti? Beh, abbiamo le radici troppo dentro questa terra, quindi devo dire Corvina per forza, in Valpolicella, ma magari in alta collina, dove si sta bene, la vita dura di più, quindi più vita, meno malattie, meno problemi, quindi lì direi che è perfetto, una Corvina di collina. Quanti calici di vino sono necessari per farti ubriacare? Dipende dai momenti e dipende dal vino, ovviamente. Direi che una bottiglia non è proprio sufficiente, poi anche lì è questione di allenamento, quindi più ti alleni, più vai avanti. Ma nel caso in cui invece dovessimo superare una sbronza di vino, quali sono i rimedi efficaci che ti senti di poter dare? Beh, io direi prima di tutto bisogna pensare a che vino prendere prima, perché più buono il vino è, meno i problemi ci sono poi con il post sbornia. Altrimenti poi vabbè, sono i soliti: bere tanta acqua, movimenti, lunghe dormite, quello sicuramente è l'unica cosa che può portarti a star un po' meglio, ecco. Hai mai abbinato vino rosso con pesce e bianco con carne? Sì, assolutamente, è un po' anche il nostro lavoro, cercare cose nuove, cercare abbinamenti anche a volte un po' strani. Abbiamo fatto di tutto, ma credo che ormai sia anche un po' sdoganato il fatto di bianco con pesce e rosso con carne. Siamo un po' più sul concetto di vini a tutto pasto, molto più spesso. Quindi siete anche alla ricerca di qualcosa di più avanguardia? Sì, anche se le esagerazioni non sono parte della mia vita, nel senso che sì, va bene ricercare e provare, ma abbinarmi un amarone a un'ostrica, come è successo, forse è un po' esagerato. Al buio invece, quanto tempo impieghi a riconoscere un vino? Al buio o lo becchi subito, quindi pochi secondi, altrimenti lascia perdere, puoi pensarci tutto il tempo che vuoi e non lo becchi mai. Come si riconosce un esperto di vini da un millantatore? Questo penso che sia non solo nel vino, ma in tutti i settori. Chi parla troppo probabilmente non ne sa poi così tanto, ma credo che sia una cosa normale. Il complimento più bello che tu abbia mai ricevuto per il tuo vino qual è? E probabilmente quando mi hanno detto: questo si sente che è Speri, nel senso che
ti dice è tuo, hai la personalità, è riconoscibile, e credo che per i piccoli produttori o produttori di qualità la personalità è una delle cose più importanti in un vino. Completa la frase, la nuova frontiera del vino è? Secondo me la nuova frontiera è tornare un po' indietro, ritrovare la tradizione, la cultura, le tipicità dei luoghi. Abbiamo una fortuna enorme in Italia che avere uve uniche e irripetibili. Sviluppare quelle e comunicare bene quelle. A volte è più semplice lavorare magari internazionalmente con vitigni non autoctoni ma internazionali, perché tutti li conoscono, ma quello potrebbe essere un limite. Quindi secondo me torniamo alle nostre realtà, alla classicità. Senti, ma allora non può essere che un autoctono il vino con il nome più bello? Sì, secondo me sì. A me piace un sacco il Pagadebit, che è un vino particolare, un vino strano, un bianco, un bombino, l'uva. E ha questo nome proprio perché è un'uva particolarmente resistente e garantiva ai coltivatori di pagarsi i debiti almeno dell'annata, insomma. Quindi è la nostra storia, la storia agricola è un po' riassunta qua. Il tuo piatto preferito lo abbini con quale vino? A me piace tanto la carne, la grigliata, la fiorentina, diciamo, quindi io personalmente ci abbino un bel Valpolicella Superiore, di quelli non troppo leggerini, piuttosto importante, ma bello, sapido, dritto, con bella acidità. 5 vini che non dovrebbero mai mancare in un ristorante di gran lusso. Allora, partendo dal presupposto che 5 vini di un certo tipo per un ristorante in gran lusso sono pochi, però partiamo dall'aperitivo andando avanti. Champagne per forza, a me piacciono da matti i grandi Borgogna bianchi, quindi qualcosa di Montrachet. Andrei sicuramente su un Borgogna rosso, poi preferibile a mio avviso un Bordeaux. E poi chiaramente l'Italia, e lì ci devo mettere 3 vini a pari merito, Barolo, Brunello e Amarone per forza. Sono 6, ma concedimelo. Ma fra questi, no? Ad un'asta, ad esempio, per quale bottiglia di quale annata faresti follia, se c'è, tra questi? Sì, beh, io ho assaggiato per fortuna una volta sola in vita il Monfortino, Barolo Monfortino 96, era chiaramente gratis perché non me lo potevo permettere, ma per quello sì, lo farei, ce l'ho ancora in testa, gran bottiglia. Meteo ed eventi naturali a parte, tra l'altro vendemmia che si è appena conclusa, qual è il segreto per un'ottima vendemmia? Se tiri via il meteo si parla di territorio ed esperienza, quindi il posto giusto dove una vite può reggere meglio anche le avversità del meteo e l'esperienza dei produttori che sanno agire rispetto a una vendemmia critica, e lo dicono sempre, mio papà dice di avere 77 vendemmie e non 77 anni, quindi questo vi fa capire il concetto. Il film più bello dedicato al vino? Allora, i film di per sé non me ne ricordo che mi portino alla memoria grandi scene legate al vino, però a me piaceva da matti il Benny Hill Show, dove c'era questo Benny Hill che faceva il sommelier e gli faceva assaggiare a un personaggio un vino che era scartato immediatamente perché sapeva da tappo, si girava, cambiava, ci appiccicava un'altra etichetta e immediatamente il vino diventava buono. Questo qua fa anche un po' ricordare, ridere anche su alcuni esperti o semi esperti del settore. Il tuo cantante o il gruppo preferito, a quale vino lo abbineresti? A me piacciono molto i Pearl Jam, è uno dei gruppi preferiti, rock and roll però anche piuttosto eleganti, si può dire, quindi a me Monfortino era quello di prima, quindi un Mascarello, un Barolo, un privato di Mascarello ce lo vedo bene. Per una serata di seduzione invece, che vino ordineresti? Se è seduzione bisogna ordinarli tutti quelli del ristorante di lusso di prima. Si parte dall'aperitivo con lo champagne e via di Montrachet per dare il colpo finale con l'amarone. Se non ce la fai lì vuol dire che non c'è possibilità alcuna. Ti giochi tutte le carte, insomma. Sì, assolutamente. A cena col nemico invece, inteso come azienda concorrente, chi inviti? Beh, per fortuna ci sono tante cantine con le quali abbiamo ottimi rapporti, quindi nemico, io se ci devo andare a cena è un collega del quale ho grande rispetto e del quale ho ammirazione, quindi ce ne sono 2 o 3 con i quali ogni mese facciamo degustazioni alla cieca, ci troviamo, adesso non so se sia il caso di far nomi, però insomma ce ne sono qui in Valpolicella di ottimi con cui passiamo anche delle bellissime serate. Quanto costa mediamente una bottiglia del tuo vino al ristorante?
E lì si va da un 15 euro magari per un Valpolicella classico, un base, fino a un amarone di annata corrente, può arrivare attorno agli 80. Poi se uno si vuole sbizzarrire sulle annate vecchie va alto. Immagina di avere a disposizione una somma da investire in vitigni all'estero. Dove acquisteresti? Ma probabilmente, visto che è un sogno, devo andare da qualche altra parte molto lontana da me, quindi magari Stati Uniti, Washington State, ci sono stato, mi piace, è una terra abbastanza avvocata per il pino nero, che però è vista in maniera completamente nuova, non hanno vincoli, contraddizioni, cose, quindi lì si può anche giocare, insomma. Il programma TV più bello dedicato al vino? E non ne ho trovati di quelli da seguire proprio come un pazzo, però Il Signore del Vino mi è piaciuto. I più bravi a vendere il proprio prodotto, chi sono secondo te? Questa qua è una domanda che tra di noi ci facciamo miliardi di volte, molto spesso viene fuori i francesi, che è anche vero. Io come provocazione dico: i più bravi a vendere sono quelli che lo fanno, sono quelli che ci mettono le mani dentro, che lo fanno nascere dalla terra e lo portano in bottiglia. Il fuoco che hanno quelle persone lì nel raccontarlo è unico. Poi venderlo come zona o come paese, lì ci vuole una struttura, e allora vi dico i francesi. Il profumo che immediatamente ti riporta alla tua cantina? Lì non lo so, allora sarebbe bello dire cose romantiche, poetiche, però purtroppo quando si assaggiano i vini, magari assaggiamo cose e i difetti che gli tiri fuori sono tutti difetti che ricordano la cantina, non so, l'odore di feccia, la solforosa, queste cose, sono tutte cose che in cantina spesso hai la possibilità di sentirle e quindi te li ritrovi quando trovi qualcosina che non va, oppure anche una cosa positiva, per carità. In un vino dici: mi ricorda quel momento là nella cantina quando stavo travasando, per dire. Dove hai trovato il tuo vino in vendita e non te lo saresti mai aspettato? Beh, ero in vacanza a Reggio Calabria, era un'enoteca da niente, nel senso che erano poche bottiglie, bellissime, ma una cosa strana, e c'erano tre bottiglie di 69 di Amarone Nostro, e che penso che l'avessero preso al tempo, perché tra l'altro era un prezzo che faceva abbastanza ridere, sembravano anche belle, etichetta giusta, il livello era perfetto, prese tutte e tre, adesso le apriremo. Hai privato questo piacere a qualcun altro, però? Sì, ma se erano lì un po' abbandonate, probabilmente non sapevano neanche il valore che c'era dietro, quindi insomma. Quanto temi le recensioni degli esperti? Io credo personalmente che non bisogna mai temerle, rispettarle anche sì, fa sempre piacere avere dei bei premi, dei bei punteggi, quello ti dà anche più forza nel lavorare bene, ma temerne è una parola che io, a me non piace molto, nel senso che se poi uno le teme cerca di far di tutto per portarsi a casa quel punteggio, quindi magari anche modificare la propria personalità, il proprio modo e addirittura il proprio territorio. Temerle no, apprezzarle a volte sì, si arrivano. Senti, regalaci il tuo motto e il motto della tua azienda. Beh, siamo in tanti, in famiglia, lavoriamo in tutte le parti del settore produttivo, quindi direi che l'unione fa la forza è il motto perfetto per noi, insomma lo crediamo vero e sta portando anche buoni risultati. Chiudiamo con il nostro gioco, io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici a quale vino lo abbini. Sei pronto? Prontissimo. Madonna. Allora lì mi fai molto pop, direi il prosecco in Latina, quindi andiamo su una cosa molto molto pop. Donald Trump. Cabernet californiano grosso, che urla tanto, che ha a volte anche stucchevole, però ecco insomma. Monica Bellucci. Recciotto della Valpolicella, morbido, dolce, che si ricorda, avvolgente. Mick Jagger. Mick Jagger è rock and roll, che più invecchia meglio è probabilmente, quindi un bel Barolo di quelli dritti, classici. Chiudiamo con Jovanotti. Jovanotti italiano, popolare, un sangiovese, qualcosa del genere, un sangiovese di Romagna. Luca, noi ti ringraziamo tantissimo e ricordaci dove siete e come possiamo venire a trovare. Noi siamo a San Pietro in Cariano, la frazione si chiama Pedemonte, per venirci a trovare non c'è nessun problema, basta scrivere una mail o chiamare al numero aziendale, siamo sempre qui, siamo noi di famiglia, quando venite qui ci saremo io o mie sorelle o miei cugini, quindi avete a che fare direttamente con chi il vino più o meno l'ha fatto o ci è passato tra le mani, insomma.
Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com.